La lite tra Corona e la Blasi era solo una montatura. Appunto, chi non si ricorda l'accesa discussione tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona a Grande Fratello VIP 3? Una discussione che ha provocato una serie di polemiche con tante di minacce da parte dell'ex re dei paparazzi e la moglie di Totti. A distanza di alcune settimane è venuta a galla una notizia che ha dell'incredibile. La baruffa tra Ilary e Fabrizio sarebbe finta e studiata a tavolino. Ilary Blasi e Fabrizio Corona hanno fatto finta di litigare per gli ascolti. La lite tra la Blasi e Corona sarebbe solo una manovra degli autori del Grande Fratello VIP 3 e i due personaggi TV per far lievitare gli ascolti deludenti del reality show di Canale 5. Questa clamorosa indiscrezione è stata pronunciata all'interno di un'aula di tribunale dove in questi giorni si sta decidendo se rimandare o no Fabrizio in carcere. A smascherare il tutto ci ha pensato l'avvocato dell'ex re dei paparazzi che, per attestare che il suo assistito non è di nuovo violento, ha presentato al giudice un documento che attesta la farsa. Corona Blasi. Ecco cosa contiene il documento presentato nel Tribunale di Milano. Nel documento in questione, grazie alla testimonianza del Corriere della Sera, c'è scritto che Fabrizio Corona quella sera in cui è stato ospite a Grande Fratello VIP 3, stava facendo un vero e proprio lavoro. Ecco cosa è stato riportato sul quotidiano 2 punti, punto in trasmissione, e la successiva querelle con Ilary Blasi erano evidentemente frutto di un accordo. Nel documento, inoltre, è stato riportato che la lite era studiata a tavolino per aumentare lo share. Al fine di incrementare gli ascolti di una trasmissione che non stava dando i risultati sperati. Per quella parte Fabrizio ha intascato ben 35.000 euro, quindi l'avvocato ha chiesto al giudice che quella famosa sera era il personaggio Corona a parlare, e non la persona.